Bella a tutti ragazzi, da Mirko, bentornati su Gameplay Channel e su Cattle & Crops. Allora amici, proseguiamo la serie su Cattle & Crops. Vi voglio appunto far vedere a questo punto la trinciatura del mais, che come abbiamo visto nello scorso gameplay è bello pronto. Guardate qua tutte le nostre belle pianticelle. Io ho già portato tutti i mezzi in fattoria e in realtà è passato un po' di tempo dall'ultimo gameplay perché ho passato un bel po' di tempo a smadonnare per capire come farmi seguire dall'operaio, cioè come trinciare da solo. Perché qual è il problema? Il problema è che questo rimorchio qua non ha l'aggancio corretto per la mietitrebbia, quindi non si può agganciare, ragazzi. Io non posso, cioè per la trincia, insomma, non posso comunque agganciarla. Quindi ho detto, come diamine faccio a trinciare da solo se non posso collegarmi dietro il rimorchio? In realtà sapevo, perché so che nelle missioni, diciamo, nella missione quando si trincia il mais, in automatico l'operaio ci segue. Ho detto anche nella modalità libera ci sarà un modo per farci seguire dall'operaio ed effettivamente c'era e io non l'avevo visto e adesso ve lo farò appunto vedere. Per questo motivo ragazzi voglio fare la modalità libera proprio perché mi dà modo di scoprire queste cose che appunto in realtà non potrei se no scoprire con le missioni, perché le missioni ti dà già le cose belle che pronte e non ti fa spippolare il gioco come invece nella modalità libera. Quindi noi posizioniamo qua e da qua ragazzi parte una figata impressionante. Mettiamo il freno a mano perché qua nel menu laterale vedete c'era questa icona qua che mi dice call trailer. Quindi io clicco e in automatico un operaio si mette nel trattore, ovviamente lo accende e guardate che spettacolo ragazzi. Cioè lui ci seguirà con il trattore, dandoci modo di trinciare senza nessun tipo di problema, perché vedete, ci continuerà a seguire perfettamente, ma non solo, ragazzi, quando avrà il rimorchio pieno in automatico, se lo andrà a scaricare in trincea, in una delle trincee laggiù che vedete, e ritornerà da noi al campo. Io veramente, ragazzi, sempre rimango stupefatto dalle potenzialità che ha questo gioco. Siamo, secondo me, veramente di fronte al simulatore definitivo per quanto riguarda appunto la farma. Secondo me è qualcosa di veramente, veramente spettacolare. Io non ho parole, ci segue. Fino adesso io l'ho provato parecchie volte off camera, devo dire che non ho riscontrato problemi. Avevo letto che già infatti con l'ultimo aggiornamento che avevano fatto avevano anche corretto appunto alcuni bug che c'erano nel discorso dell'intelligenza artificiale dell'operaio quando ci seguiva appunto col trattore, ed effettivamente io ho già trinciato sia questo campo sia quello là, che vedete pronto anche quello, e francamente non mi ha mai dato nessun tipo di problema il nostro operaio. Quindi adesso poi speriamo che non me ne dia, ovviamente oggi che sto a registrare spero ovviamente di no. Vedete che lui si ferma, ci dà tempo e modo di fare le manovre corrette che dobbiamo fare, dopodiché riprende ovviamente a seguirci senza nessun tipo di problema. Guardate qua. Che spettacolo, ragazzi, che cavolo di figata. Voi immaginatevi che finalmente è possibile appunto lavorare i campi senza nessun tipo di problemi anche giocando in single player, cosa che fino adesso sinceramente su altri simulatori non era possibile fare, perché comunque anche su Farming il massimo che potevi fare in single player era mettere l'operaio sulla trincia e tu lo seguivi col camion o comunque col trattore e relativo rimorchio, perché se no ovviamente non era possibile. Sì, sono poi uscite varie mod che tentavano di porre rimedio a questo, come il Follow Me piuttosto che altre cose, ma sinceramente come già funzionano questi operai adesso non ho visto ancora neanche nessuna mod di Farming in grado di fare comunque una cosa del genere. Quindi veramente ragazzi, tanto di cappello agli sviluppatori. Qua è un po' un casino, avete visto che qua c'era l'angoletto che non ero riuscito a seminare correttamente perché mi si piantava il trattore essendo in salita, e infatti non è cresciuto il mais, quindi insomma anche quello è veramente una grande figata. Qua ho perso dei pezzi, diamogli il tempo a lui di arrivare. Ok, andiamo avanti.
Sì, ho lasciato indietro due pezzi perché non avevo ancora il rimorchio dietro. E calcolate che questo campo è anche bello incasinato perché vedete ci sono piante molto vicine e insomma una zona anche abbastanza impervia, è un campo particolarmente difficile da lavorare, infatti ho fatto anche veramente molta fatica con la semina, infatti vedete che alcune zone purtroppo non sono cresciute correttamente perché non sono state proprio seminate da me correttamente, ma perché è veramente un gran casino. E lo spettacolo è poi vederlo, vedete, lui si fa tutti i suoi giri. Sinceramente fino adesso anche off camera non mi è mai venuto addosso, quindi come detto ha veramente un'intelligenza artificiale che sembra di giocare con un amico che è qua di fianco a me che mi segue, cioè è veramente qualcosa di spettacolare, ragazzi, è veramente qualcosa di spettacolare. Quindi io veramente non vedo l'ora che vadano avanti a mettere tutte le varie cose che devono mettere, quindi tutte le culture, la possibilità di come su farming, insomma, gestire la propria fattoria al meglio, quindi mettendo anche silvicoltura e quant'altro, e veramente non vedo l'ora. Il particle del carico, diciamo, è abbastanza carino, questo non mi piace tanto perché vedete fa un mucchio abbastanza strano, cioè molto spigoloso, poco naturale, però vabbè, ovviamente come detto, dovranno ancora sistemarlo per quello, diciamo, sono sottigliezze che ovviamente non sono da pensare adesso, cioè adesso l'importante è che aggiungano tutto quello che c'è da aggiungere, poi dopo ovviamente andranno a fare tutte le varie rifiniture anche nelle texture e in quant'altro, insomma, quindi non è. Ok, attenzione, perfetto, occhio a non pigliarlo dentro noi, l'operaio. Ci mettiamo di qua. Ottimo, lui adesso tra un po' andrà a scaricare perché ormai vedete è praticamente quasi pieno. E però, cioè, pensate voi che figata, appunto, potersi gestire tutta la fattoria con questi operai qua. Senza contare la programmazione che, appunto, possiamo fare agli operai, che è quella che vi ho già fatto vedere, appunto, mi sembra lo scorso gameplay, cioè il fatto di poter addirittura gestire con il calendario il lavoro che devono fare i vari operai e soprattutto il giorno e l'ora addirittura in cui devono farlo, cioè qua quindi si parla di un incremento secondo me di gestione proprio nella nostra fattoria che al momento non ha pari. Ok, lui si ferma perché credo che sia carico, credo che sia pieno. Sì, infatti vedete che lui adesso in automatico mi va appunto a scaricare il tutto. Devono ancora sistemare perché adesso non so se, forse adesso non lo prende il campo perché nel gameplay che ho fatto di prova, guardate la fatica, guardate come cacchio slitta nel terreno. Sì, vedete, mi prende leggermente le piantine. No, dai, non mi dire che si impantana. No, 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 dai, l'operaio impantanato no. Dai che ce la fai. Cioè, guardate anche le difficoltà che deve gestire l'operaio. Perché si impantana? No, che okay, mi sa che da qua non ci esce più. Dovevo farlo in discesa anche qua. Porca miseria, dovevo farglielo fare in discesa anche qua. Si è impantanato. Ma no, dai, anche l'operaio impantanato. No, non ci voglio credere. No, metti freno a mano. No, dai, si è impantanato l'operaio, veramente. Aspettate, provo ad andare a dargli una mano. Questo è un bel problema perché guardatelo. Col terreno dinamico il casino è questo, cioè che su un campo del genere noi comunque possiamo lo stesso salire e guidare noi se no, ma il problema è che è proprio impantanato, forse ce la facciamo. Ah, non so mica se ce la facciamo, proviamo ad andare indietro sì. Ok, allora aspettate che. Ok, adesso ho ripreso in mano l'operaio, vediamo se. Con calma, amico, zio, che calmati, esorcizzati un attimo. Ok, adesso da qua. Oh, frena, frena, frena. Ok, piano piano, con calma. Adesso mi vai su di qua e dovresti riuscire ad andare. Vai su da solo? Dai, non ti puoi impantanare. Qua è prato, su. Però magari non passare di qua, che se no ti impantani una seconda volta. E fa veramente, veramente fatica. Cioè, sto slittando maremma. Perché sono al massimo carico. Quindi facciamo così, gira di qua. Ok, oh, vai, fammi giù di qua. Ok, fammi il giro lungo, va, perché sennò qua, raga, ci stiamo 6 anni e mezzo e non ne usciremo vivi. E sta cosa qua non so come faranno a risolverla, nel senso che, cioè, ci sta anche che, il, non
L'operaio si impantani e del resto, ragazzi, nel terreno può succedere, cioè soprattutto con un grande carico come quello che abbiamo noi, probabilmente il trattore che non è adatto, dai, non mi puoi slittare anche sul cemento, su che non ti voglio credere. Ok, dai, qua ce la fai, vai. Adesso ce la fai andare tu da solo? Sì. Adesso ce la fa, ok, ce la fai? Vai tu, zio. Io non sto più guidando, ragazzi, ho lasciato a lui i comandi. Ok, sì, no, qua ce la fa. Vai, scendiamo al volo. Oh, ce la mi vestire. Ok, vai, io torno a Meti Trebbia, tu scarica, vai in trincea. Va, scarica. Quindi in automatico va a scaricare tutto e poi torna appunto da me. Guardate che spettacolo. È veramente una figata. È stata anche una figata vederlo impantanato, devo dirvi la verità. È stato, cioè, non vedo l'ora che mettano il fatto che i trattori si sporcano, perché per quante volte si rimane impantanati su sto gioco, figuratevi poi dopo se vi fa vedere appunto all'effettivo in grafica sul trattore, sui mezzi, il fango, lo sporco. Vedete? Lui in automatico apre, scarica, fa tutto. Tutto da solo, che cacchio di spettacolo sto gioco. Ragazzi, è veramente un qualcosa di fantastico, perché è veramente qualcosa di fantastico. Ok, eccolo qua che ha fatto il suo giro, adesso sta arrivando, vedete? Vieni, vieni, zio. Vai, passa, tanto le piante sono finte, vai, vai, non ti fai niente, vai, vai. Tranquillo. Ok, e lui adesso eccolo qua che rientra appunto in campo. Insieme a noi pronto per ripartire. Cioè, veramente uno spettacolo, ragazzi. È veramente, veramente un fottuto spettacolo. Mamma mia. Cioè, affonda veramente di brutto sto trattore. Secondo me conveniva prendere il Mercedes, perché il Mercedes mi sembra che abbia il 4x4, mentre credo che questo non ce l'abbia, se non ho visto male. E mi sa che col Mercedes ce la facciamo meglio. Però vabbè, per adesso utilizziamo questo, poi vedremo un attimino cosa fare. Casino che se mo vado su di qua, questo secondo me si impantana di nuovo, eh. Non so perché, ma c'ho questa paura. Vediamo. Io ci provo, ragazzi, ci provo così vediamo cosa combina l'operaio. Per me scende e mi manda a cagare, eh. Sinceramente. Per me sì, però noi andiamo. Ah, andiamo magari così, che almeno prendo anche il pezzo che mancava. Ok, lui passa dietro, mi arriva di fianco, perfetto. Beh, adesso è un po' più leggero, quindi non dovrebbe però avere grossi problemi. Allora, andiamo di qua, che così facciamo questo pezzettino che mancava. Sì, lo sto facendo un po' tutto storto, ragazzi, però riprenderla qua non mi fidavo. Oh, zio, dove sei andato? Vai, dai, spicciati. Ok. Vai. Andiamo su. Vieni, vieni. No, ok, adesso non si dovrebbe più impantanare, almeno spero per lui. Allora, proviamo magari a metterci di qua. Ok, così sto pezzo. Vedo un cacchio io con queste piante. Madonna, madonna, vedo un cacchio. Ok, così ci mettiamo in discesa, almeno siamo un attimino più tranquilli, ragazzi. Vedete, lui fa le se... No, non mi pigliare dentro adesso. Ah, ok, ha frenato in tempo, ma ha fatto la rasa per un millimetro, perché la Mieti Trebbia mettendo il cruise control ogni tanto mi scala di marcia per riuscire a mantenere la velocità e quindi ogni tanto frena di botto. Quindi non è colpa dell'operaio, ma è colpa del cruise control che ogni tanto fa questo scherzettino. Però non mi ha toccato. Avete visto che si è fermato a un millimetro, ma non mi ha comunque toccato. Vedete, lui in automatico, cioè, si gestisce, si fa le sue manovre, fa tutto quello che deve fare. È veramente un qualcosa di spettacolare, ragazzi. Spettacolare. Ok, fermiamoci un attimo. Il mucchio già si riempie in maniera credibile a seconda di dove è direzionato il getto, quindi questa è una cosa molto bella. Come detto, non mi piace proprio il risultato estetico finale, cioè la forma proprio che ha alla fine il mucchio. Quella è una cosa che non mi piace ancora un granché, ma come detto, vabbè, ovviamente lo devono poi ancora sistemare. Sono inezie, diciamo. A me interessa ovviamente che aggiungano
insomma tutte le varie cose che mancano. Vedete, cioè il mucchio in base a dove si direziona è già realistico, perché comunque come su farming, se voi lo caricate più sul davanti andrà più sul davanti, più sul dietro andrà più sul dietro. Vedete, però c'è qualche glitch grafico nel mucchio finale, vedete che c'è un buco in mezzo al mucchio e noi vediamo attraverso, quindi questi vabbè, piccoli glitch che, ripeto, siamo comunque ancora in accesso anticipato, devono aggiungere, come ripeto, tutto quanto, quindi insomma glitch e cose di questo tipo ovviamente ci stanno. Importante che aggiungano le cose diciamo essenziali, ecco, che quindi ci permettano di giocare, di gestire, di insomma fare tutte le culture, la fienagione, poi la silvicoltura, insomma mi interessano tutte queste cose qua sinceramente. Poi del mucchio col buco in mezzo, vedete anche lì c'è il buco, vedete, quando si forma il mucchio completo dà questo glitch grafico, ma sti cavoli, cioè chi se ne frega. L'importante è che, come detto, vadano avanti bene con gli aggiornamenti e mettano tutto quello che c'è da mettere all'interno del gioco. E quindi questo campo qua, ragazzi, è appunto completato. Perfetto, l'abbiamo fatto, come avete visto, assolutamente in single player, semplicemente con l'aiuto appunto dell'operaio. Adesso qua chiudiamo un attimo. Ok, comunque direi di scaricare intanto noi il tutto, così faccio vedere anche lo scarico. Sì, comunque fa una fatica terrificante, fa veramente veramente una cacchio di fatica terrificante. Io magari proverei adesso ad attaccargli su il Mercedes, sinceramente. Vorrei provare ad attaccargli il Mercedes e vedere un po'. Vedete che fa questo buco, guardate, vedete in mezzo il mucchio, vedete, possiamo vedere all'interno anche del cassone, e anche il mucchio come è reso alla fine. Boh, non mi piace un granché, sinceramente, proprio a livello di texture, ma ripeto, sti cavoli, cioè sono tutte cose che mi interessa relativamente, cioè sì, ovviamente le andranno a sistemare, ovvio, però è già una cosa di cui mi interessa ben poco rispetto a tutto il resto. Allora, quindi a questo punto andiamo a scaricare, unload, quindi andiamo ad aprire il nostro. Faccio vedere anche, vedete, qua si apre il nostro cassone e andiamo a scaricare. Molto carino il particle questo qua che cade sotto. Mi piace anche sempre un po' meno il discorso del mucchio, come sparisce molto a scatti, vedete? Cioè sparisce boom, boom, cioè da proprio questi colpi, e quindi vabbè, anche questo ovviamente sarà una cosa da insomma, magari da ammorbidire un attimino, però vabbè, ripeto anche qua, quisquiglie sinceramente su un gioco del genere, ripeto, è l'ultima cosa che mi interessa sistemino, francamente, cioè mi interessa prima che aggiungano tutte le altre cose da aggiungere, le varie culture e quant'altro. Ok, allora magari facciamo una cosa, proviamocela anche con il Mercedes, così vediamo anche un attimino come reagisce, quindi sganciamo questo. Ciao cagnolozzo, tutto a posto? Faccio sempre il mio cagnolino, che è bello lì tranquillo. Devono ancora mettere anche poi gli agganci manuali, perché ci saranno anche quelli. Beh, sì, si può. Ok. Ci saranno anche gli agganci manuali, ovviamente, quindi dovremo attaccare anche l'idraulica, ad esempio al coltivatore. Vedete tutti questi bottoni, questi qua che ci sono qua sotto, li dovremo poi mettere tutti noi manualmente, se vogliamo, ovviamente non sarà obbligatorio, ma ci sarà anche questa possibilità e sarà, a mio avviso, una gran figata anche questa. E la BMT Trebbia? What? No, vuoi dirmi che è sparito? Cioè che ho finito il giorno di... Cavolo, è vero, ho finito perché l'avevo presa a noleggio. No, che pirla. È vero, ah, te lo despona proprio così la BMT Trebbia. Non mi pare ci siano stati avvisi in gioco, e infatti non ce l'ho più, perché vi ricordate, ragazzi, io l'avevo presa a noleggio la mia T3B, adesso mi è rimasto solo la barra. Ho detto porco voia, si sono fottuti la mia T3B, e no, perché io l'ho messa, è vero, cavolo, l'ho presa a noleggio, mannaccia la miseria, mi tocca prenderne un'altra. Ok, va bene ragazzi, allora facciamo semmai un'altra cosa.
Dato che non ho più appunto la Mieti Trebbia, vabbè, io inizio a riprenderla ovviamente sempre a noleggio, sì, perché l'avevo noleggiata, è vero, per pochi giorni e giustamente mi è sparita. Rent facciamo, vabbè, 10 giorni, adesso dovrebbe essere in teoria, sì, 10 giorni dovrebbero poter andare bene. E a questo punto ci teletrasportiamo un attimo, però aspettate, fatemi fare un attimo una cosa. Allora, questo spegnilo, perché sennò qua a benzina se paga. Ok, mi teletrasporto e poi al massimo o la guido io off camera, o se no metto il pilota automatico. Quindi entriamo un attimo. Mazza che nebbia, oh! Ah, c'è anche un camion. È comparso un camion. Ok, bellissimo, epic fail, andiamo a trebbiare senza la trebbia perché giustamente me l'hanno inchiappettata dato che avevo finito, porcaccia la miseria, avevo finito il periodo di noleggio, ma porca di quella porca, e vabbè, cose che capitano. E non mi ricordavo più, ragazzi, ero già convinto che fosse mia e invece no, sto cacchio, anche perché costa una cifra, Mieti Trebbia, quindi... Allora, per cui mettiamo magari il puntino in farm, premiamo N così va in automatico. Sì, però. Oh, aspetta, aspetta, zio. Aspetta, ah, ok. Ah, mi stava già girando lui, ok, però per sicurezza. Aspettate che lo faccio io, perché non vorrei che questo qua mi vada a sbattere. Ok, vai da solo. Mi vada a sbattere contro il camion, che non è sicuramente una. Bella cosa. Quindi io magari mi porto la trebbia a casa, cioè a casa in farm. Ah, ok, passi di qua, perfetto. Io mi porto la trebbia in farm e magari, ragazzi, nel prossimo gameplay prendiamo gli animali, visto che è praticamente l'ultima cosa che possiamo fare attualmente, perché come sapete altre culture non ne abbiamo, quindi possiamo fare solo mais e solo trinciato, peraltro, quindi possiamo fare solo insilato. E quindi l'altra cosa che possiamo fare sono appunto allevare animali. Quindi magari nel prossimo gameplay, mentre io finisco di trinciare appunto il campo che resta di mais, magari mando l'operaio a prendere il bestiame, così vediamo anche un attimino come si comporta l'operaio nel caricare appunto gli animali, perché anche questo era un test, diciamo una prova che appunto voglio fare. Quindi ragazzi, io direi che comunque abbiamo visto in questo gameplay appunto la trinciatura del mais, nel prossimo, come detto, finiremo l'ultimo campo e prenderemo gli animali, così vi farò vedere poi anche discorso alimentazione, per cui vabbè, insomma, vedremo ovviamente tutto nel prossimo gameplay e naturalmente spero che nel frattempo ci siano anche nuovi aggiornamenti e soprattutto nuove cose appunto inserite nel gioco da poter fare insomma, nella serie, quindi così da potervele anche mostrare. Quindi ragazzi, mi raccomando, voi continuate a sostenere questa serie con un bel po' di like. Non ve li scordate perché sono importantissimi. Condividete, commentate e ovviamente iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Detto questo, da Ketelen Crops è tutto. Io vi saluto e noi ci rivediamo al prossimo gameplay. Ciao belli!